città, la città, il suo scalo, un rapporto indubbiamente difficile. Quali pensa che possono essere le soluzioni che si dovranno mettere in campo? Beh, intanto, come ho detto intervenendo a questa assemblea di assagenti, il porto rappresenta una risorsa fondamentale per la città e il porto deve crescere, deve funzionare bene, deve attirare traffici. Naturalmente il porto deve integrarsi al meglio con la città, non sempre questo rapporto è semplice. E secondo me da parte dell'amministrazione comunale ci deve essere compiuto un grande sforzo nel parlare alla città dell'importanza del suo porto. Ecco, io penso che sia decisivo il ruolo di un sindaco che sappia rappresentare la città nel suo complesso, quindi che sappia farsi carico degli interessi del porto e al tempo stesso degli interessi dei quartieri della città che spesso sopportano oggi come oggi l'attività portuale, quindi da un lato c'è da tutelare un'attività economica essenziale e dall'altro c'è da alleviare dei disagi che ci sono proprio perché il rapporto tra porto e città sia virtuoso. Ed è un compito difficile che può essere svolto solo da un sindaco capace davvero di rappresentare la città nella sua complessità. Ad esempio un assessore delegato proprio a questo? Ma guardi, come ho avuto modo di dire, tanti chiedono assessori dedicati a compiti specifici che spesso non sono quelli strettamente istituzionali del comune. Gli assessori non dovranno essere molti e io ritengo che ci dovrà sicuramente essere un assessore che si faccia carico dei problemi del porto, ma per quanto riguarda la ripartizione delle deleghe bisognerà procedere con grande prudenza e sul tema del porto ho detto che sarà il sindaco in prima persona a dover seguire con estrema attenzione le vicende dello scalo.